Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio pubblicato da pochissimo dal CISAM, dal titolo Il potere dell'immagine e della parola, elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio, a cura di Beatrice Girotti, Giulia Marsili e Margherita Elena Pomero, alle quali io, come mia abitudine, non rubo tempo perché ho voglia di ascoltare cosa ci parla e raccontano di questo saggio, e alle quali lascio subito la parola. Prego, a voi. Allora, grazie, comincio io e poi passerò la parola alle mie colleghe. Comincio con introdurre brevemente, ma molto brevemente, la nascita e come è nato questo volume. Il volume è l'esito, è il felice esito, mi permetto di dire, di un progetto condotto insieme appunto con Giulia e Margherita nel corso degli anni 18-20, con qualche rallentamento poi successivo dovuto ovviamente a quello che potete immaginare, perché il convegno finale del progetto è stato il 5 febbraio 2020 e quindi poi sappiamo tutti cosa è successo. E qualche anno fa, sia io che Giulia che Margherita collaboriamo da tempo in altri progetti, non studiamo le stesse cose, però abbiamo deciso di intraprendere questa avventura, di partecipare a un progetto nazionale, finanziato da Unibo, e abbiamo cercato un tema comune a tutte, magari non specifico o indicativo completamente dei nostri temi di ricerca, ma un tema che potesse raggrupparci e potesse permetterci appunto di essere finanziate e aiutate nella progettazione successiva. Abbiamo quindi pensato al gender, non perché siamo tre donne, ma perché gli studi di gender da tempo nell'Università di Bologna godono di un certo successo e anche di una certa storicità. Insomma, sono stati inaugurati da Francesca Cenerini, che è colei che poi apre il nostro libro come saggio iniziale, e quindi abbiamo deciso di diciamo continuare questa storia degli studi che Francesca Cenerini, insieme ad altre colleghe che partecipano sempre alla nostra pubblicazione, abbiamo deciso di continuare cronologicamente gli studi di gender, partendo più o meno dalla tarda antichità e arrivando fino all'età bizantina, coperta appunto da Margherita e da altri. Io e Giulia in particolare ci occupiamo di tarda antichità, io di storiografia, Giulia di archeologia, e in realtà nel volume abbiamo deciso di dedicare una parte anche al mondo classico per dare una continuità cronologica proprio a questo progetto, e il progetto aveva e ha tuttora e avrà nelle sue successive diramazioni, speriamo, aveva l'intento di approfondire questo tema della collocazione sociale delle donne sia nel mondo tardantico che in quello bizantino. Come dicevo, noi avevamo cominciato dal IV-V secolo, poi invece nel corso della pubblicazione abbiamo preferito iniziare da quando gli studi di genere, non solo in Italia ma in tutto il mondo, hanno un loro senso, quindi proprio dal periodo preimperiale. E ci siamo concentrati sia a livello progettuale che a livello di pubblicazione su dei casi di studio. È normale, quando si trattano dei temi così ampi, bisogna scegliere qualcosa in particolare. E abbiamo, e di questo siamo molto fiere, in realtà abbiamo adottato un approccio metodologico transculturale e abbiamo comparato un insieme svariato, variegato di fonti storiche, archeologiche, epigrafiche, storico-artistiche, anche giuridiche, per
per cercare di capire quanto questo significato complesso e così dibattuto dello status femminile aristocratico, perché nella storia antica possiamo avere testimonianze per lo più sullo status aristocratico, potesse essere fondato e potesse essere studiato. In particolare abbiamo cercato, proprio per dare un elemento di originalità non solo alla pubblicazione, ma proprio a tutta la ricerca, a tutto il progetto, abbiamo cercato di basarci su questo sistema di simboli. E proprio qui viene il titolo, no? Il potere dell'immagine, ma anche della parola, quindi simboli e convenzioni che sono trasmessi e poi decodificati proprio all'interno delle società di riferimento che erano oggetto dei nostri casi di studio. Abbiamo, non solo io, ma tutti i partecipanti, diciamo, il progetto in sé era gestito da noi tre, però abbiamo dato il via a una serie di iniziative culturali, un convegno, una pubblicazione, un sito. Abbiamo cercato di approfondire alcuni ambiti, per esempio, come le fonti raccontano dell'ornamento personale di un certo tipo di donna e quanto questo ornamento sta a significare non solo un elemento descrittivo, cioè non ci siamo limitati a dire si vestivano così o si pettinavano così o avevano questo gioiello, ma cosa questo rappresentasse a livello politico, a livello di rappresentazione familiare, a livello di strumentalizzazione del femminile all'interno delle famiglie o di una società o di una particolare fazione politica. Quindi abbiamo cercato in realtà di vedere quanto donne, matrone, romane o non romane, potessero avere una loro collocazione in questa espressione pubblica, non solo dei segni o delle loro descrizioni storiografiche, ma anche proprio nel loro agire attraverso un certo tipo di rappresentazione. Ovviamente sempre tenendo presente che la nostra base, il nostro punto fondamentale erano le fonti storiche. Da lì non si può scappare perché dobbiamo tenerci sempre molto ancorati a quello che ci dicono o ci tramandano. Quindi c'è una percezione ovviamente che viene a volte deviata o comunque tradita da qualcuno che scrive o rappresenta in un certo modo. Detto questo, abbiamo, diciamo così, analizzato, come dicevo, l'ambito normativo, l'ambito amministrativo, l'ambito letterario, l'ambito economico e tutti questi ambiti sono facilmente riconoscibili all'interno, dei diversi studi e dei diversi, capitoli che costituiscono questa nuova pubblicazione. Abbiamo dato così un taglio anche qui cronologico diviso in sezioni, in particolare per esempio la mia sezione, la chiamo mia, ma ovviamente siamo tutte responsabili di tutto l'elaborato. La mia sezione si è concentrata per lo più sulla parte cronologicamente iniziale, cioè io mi occupo della donna nella tarda antichità, in particolare del IV secolo. Il mio saggio è incentrato su una fonte del IV secolo che è Ammiano Marcellino e sulla rappresentazione di una matrona particolare, perché non è una matrona romana, che però viene distinta, viene romanizzata in un certo senso proprio attraverso una descrizione. Attraverso delle parole, qui il potere proprio della parola e non tanto dell'immagine, essendo il IV secolo un secolo di cerniera, come la tarda antichità in generale, quindi io ho fatto da tramite fra il prima e il dopo. E prima di me, oltre alla già citata Francesca Cenerini, che tocca un tema molto interessante e molto importante ai fini della nostra ricerca, ai fini degli studi di gender, cioè come definire che cosa significa chiamare una donna Augusta o imperatrice, che differenza c'è e se c'è un errore a chiamarla per esempio imperatrice in un certo modo, quindi lei si è occupata per lo più di titolatura. E le altre due colleghe che precedono il mio lavoro si sono occupate di parole che vanno a rappresentare delle virtù familiari, delle eredità che vengono attribuite a particolari donne all'interno della famiglia, per esempio dei Giulio Claudi, così come rappresentate non solo da Livio, ma anche da fonti successive,
come l'Historia Augusta. E in particolare queste due colleghe, Francesca Rohr e Alessandra Valentini, con le quali fra l'altro siamo unite in altri progetti, e consiglio per esempio di visitare il sito GEFRA, che è un sito veneziano che raccoglie una serie di progettazioni e di pubblicazioni che riguardano appunto il gender. Queste due colleghe si sono occupate anche di verificare quanto fosse la possibilità di azione di una donna all'interno di un particolare gruppo politico in determinate ovviamente fasi dell'impero. Di me non sta bene che io parli, quindi ho già detto che parlo di Ambiano Marcellini, ho già detto anche troppo. Per il resto direi che possiamo procedere a illustrare le altre fasi della pubblicazione, poi magari sul finale facciamo un saluto tutti insieme per dare qualche altra idea dei nostri progetti futuri. Quindi passerei la parola a Giulia Marsili. Scusate, problemi tecnici. Allora, buongiorno. Innanzitutto vorrei iniziare ringraziando Italia Medievale per questa bella occasione di presentazione e di dialogo. Io, come anticipava Beatrice, vi presenterò i contributi relativi alla sezione dedicata alla tarda antichità all'interno del volume. Anche in questa sezione diciamo che l'eminenza sociale femminile è analizzata nella sua manifestazione pubblica sotto diversi profili, con particolare attenzione per tutti quegli aspetti distintivi di status come l'abbigliamento, gli attributi e la gestualità. I contributi che compongono questa sezione sono principalmente quattro e adottano metodologie e punti di vista, prospettive differenti per indagare nel profondo queste dinamiche, attingendo agli strumenti propri della ricerca storica, archeologica, iconografica e agli aspetti normativi. Il primo contributo di cui vi parlo è quello di Margherita Vallejo, che si dedica ad un'Augusta, quindi ci colleghiamo anche a quello che ha appena detto Beatrice, circa la prima parte del volume, e in particolare a Verina. Dipinge un magnifico quadro a tutto tondo della figura dell'imperatrice Verina, una figura che potremmo dire essere stata una figura chiave nelle travagliate vicende dell'impero bizantino della seconda metà del V secolo. E ciò che emerge dal suo contributo sono le misure messe in atto dall'imperatrice per manifestare pubblicamente e quasi imporre pubblicamente il proprio ruolo di Augusta, sia prima che dopo la morte del marito di Leone I e soprattutto durante gli anni iniziali del regno di Zenone e i complotti atti a destituirlo dal potere. E infatti l'imperatrice attinge a specifici codici comunicativi facendosi ritrarre con le insegne di potere tipiche della sovranità, quindi la corona e lo scettro, nella produzione, per esempio, numismatica e artistica, mentre sotto il profilo della parola attinge al titolo di Augusta Perpetua nei sacra pubblicati, declamati pubblicamente durante l'incoronazione di Leonzio a Tarso, proprio come misura di legittimazione del potere. Quindi vediamo l'immagine e la parola. Anche post mortem, diciamo in seguito alle travagliate vicende dell'assedio di Papirus, la sovranità di Verina viene in qualche modo riabilitata. Il trasporto del corpo a Costantinopoli e i funerali imperiali in pompa magna, la deposizione all'interno dell'Apostoleion, una misura che l'autrice, con un'attenta analisi delle fonti, attribuisce alla mano di Zenone su volere di Ariadne, proprio come misura di manifestazione della sovranità, riabilitazione della memoria della madre in cambio della piena legittimità di potere appunto di Zenone. Quindi una figura dominante per le sorti dell'impero sia in vita che dopo la morte. All'espressione, diciamo così, dei simboli del potere pubblico femminile, tramite codici quali l'abbigliamento, i gioielli, gli attributi in genere e anche la gestualità, si dedica
il contributo successivo focalizzato sui mosaici ravennati, la produzione musiva ravennata della tarda antichità. E non mi soffermerò troppo su questo contributo a firma mia. E in sostanza il discorso si muove dalla corte terrena a quella celeste, esaminando le principali forme di manifestazione, anche qui dell'eminenza sociale femminile e la mutuazione dei simboli e dei codici operate tra la corte terrena e quella celeste, secondo quel rapporto di identità simbolico tra le due corti tipico del mondo tardo antico. L'abito è sicuramente uno dei principali veicoli di manifestazione dello Stato, di contenuti narrativi e ideologici. Per esempio, questo emerge molto nel ciclo delle Vergini di Santa Apollinare Nuovo. Infine, l'analisi si sposta fuori dai confini della corte, diciamo così, per decodificare le forme di raffigurazione sociale anche di protagoniste minori della narrazione antica. E a queste donne del ceto medio dà ampio spazio anche il contributo successivo di Veronica Casali, che indaga l'emergentismo femminile nel Mediterraneo, tra il V e il VI secolo attraverso una molteplicità di fonti archeologiche, epigrafiche e letterarie. Possiamo dire che nella tarda antichità si assiste ad una vera e propria rivoluzione del concetto di munificenza che, se da un lato conserva gli aspetti tipici del mondo antico, come l'espressione del proprio status sociale, il legame del singolo con la collettività, dall'altro si carica di nuove valenze e anche valori in seguito all'avvento del cristianesimo. E questo infatti carica la pratica dell'emergentismo di una dimensione caritativa ultraterrena e in questa dinamica l'elemento femminile diventa protagonista, possiamo dire. Se per le Auguste, che anche in questo contributo hanno piena visibilità, la donazione di chiese e luoghi ad esse correlati si adegua in qualche modo al modello classico di donazione a matrice politica, propagandistica, la munificenza di nobildonne dell'alta aristocrazia si connota in senso rivoluzionario e anticonformista, potremmo dire. Queste infatti sono protagoniste di donazioni molto generose verso i luoghi santi della Palestina, per esempio, mosse primariamente dal desiderio di vita ascetica e assistenza ai bisognosi, e quindi più lontane da quei confini, diciamo così, dell'affermazione sociale. E se questo vergetismo, che possiamo definire a matrice aristocratica, ha una netta prevalenza per tutto il V secolo, fino alla fine del V secolo, a partire dal VI secolo si assiste ad una inversione di rotta a favore appunto del ceto medio, che diventa protagonista di donazioni spesso di entità ridotta, ma impattanti sotto il profilo numerico, e specchio anche qui della rivoluzione culturale operata dal cristianesimo, promotore di una sorta di democratizzazione del dono. L'ultimo contributo di questa sezione è ad opera di Federica De Iulis, che si intitola Ignuria ad Dignitatem, a proposito di un antesignano diritto all'immagine della donna ad alto rango nella tarda antichità. Questo contributo offre un quadro molto interessante e complesso circa il tema della preservazione e tutela dell'immagine della matrona e della pretestata e dunque della dignità di queste figure appartenenti all'alta società in ambito normativo. Fin dall'antichità la trattazione giuridica aveva dedicato ampio spazio e attenzione al tema della preservazione della dignità della donna ad alto rango, secondo codici e canoni tramandati dalla legislazione dell'età del Principato e poi ripresi in età protobizantina nei Digesta di età giustinianea. La lesione della dignità di matrone pretestate consisteva di fatto nell'allontanamento del comes, quindi di quella figura che fungeva da scudo, potremmo dire, e protezione per l'elemento femminile e metteva al riparo
queste donne da minacce e insidie della dimensione personale e sessuale anche. Quindi si trattava di un vero e proprio scudo difensivo, un simbolo tangibile della protezione dell'immagine della donna aristocratica, al pari della stola, potremmo dire appunto. Anche qui l'abbigliamento torna come un elemento distintivo dello status e quasi intoccabile, proprio per questa ragione. Poi in età giustinianea, la rivoluzione di concezione dell'elemento femminile in atto nella società tardoantica e che il volume. A cui il volume cerca di dare voce sotto molteplici profili, si riflette effettivamente nella legislazione, in cui anche l'ignoria dignitatem mira a restituire alla donna piena dignità come soggetto primario di interesse. E questi sono i contributi che affrontano sotto diversi punti di vista la tarda antichità, cercando appunto di indagare le diverse forme di manifestazione dello status femminile all'interno della società di riferimento. E quindi questa sezione si arresta sulle soglie del VII secolo. Per l'età bizantina, sarà Margherita a illustrarci i principali contenuti. E io rinnovo, mi vedete? Sì, rinnovo il ringraziamento per questo gradito insomma, invito da parte d'Italia Medievale e concludo questa chiacchierata parlando appunto di quella che noi abbiamo individuato come la sezione di età bizantina di questo volume, che si concentra sulla dimensione più che altro medio-tardo-medievale della storia di Bisanzio. Quindi, diciamo, dai nuclei tematici che ci ha descritto Giulia, proposti per descrivere l'età tardoantica, si giunge fino all'età commina, all'incirca la fine dell'XI secolo, che è un'epoca segnata dalla promozione di riforme amministrative sostanziali per la storia politica e sociale di Bisanzio, ovvero quando appunto l'ordinamento della gerarchia su cui era strutturata l'aristocrazia bizantina, inizia ad essere regolato dal principio dell'eugenia, cioè la nobiltà di nascita, intesa come prestigio familiare, sia anche e soprattutto come rapporto di parentela con la casa regnante, quindi di consanguinità con l'imperatore. Questi sono tutti temi che ampiamente studiati, approfonditi da eminenti studiosi bizantinisti come Kazdan, Magdalino, Chenet, per citarne alcuni. E da questo, diciamo, punto di partenza parte appunto questo nuovo filone appunto di indagine dell'età bizantina e questo aspetto per quanto riguarda la struttura, la società appunto bizantina, medio e tardo bizantina, unisce un po' un filo conduttore che unisce un po' tutti i contributi dell'ultima parte di questo volume. Quindi i lavori che interessano questa sezione si aprono con il contributo di Luisa Andriollo, dal titolo Status aristocratico e visibilità letteraria femminile nella Costantinopoli del XII secolo, Spose, madre, vedove negli epigrammi di Nicola Callicle, in cui l'autrice affronta il tema della formazione sociale femminile ripercorrendo quella che era l'evoluzione del grado di visibilità femminile nella poesia epigrammatica bizantina, già appunto partendo dal X fino ad arrivare appunto al XII secolo. E questo le permette di evidenziare l'emergere a Bisanzio, soprattutto in età commiena, di una committenza di un pubblico femminile aristocratico che acquista un ruolo di spicco nella definizione del rango sociale, che è un aspetto, diciamo, nuovo rispetto alle epoche precedenti. In particolare si sofferma sugli epigrammi di Nicola Callicle, che fu medico e poeta di corte durante il regno di Alessio I e Giovanni II Comneno, quindi a cavallo tra la fine, diciamo, dell'XI secolo e l'inizio del XII secolo,
questi suoi versi rifletterebbero l'importanza crescente data proprio alle alleanze matrimoniali, alla discendenza materna nella definizione del rango all'interno della società bizantina. L'attenzione infatti per l'identità familiare che espressa nei versi di Callicles tradisce l'importanza acquisita dai legami di sangue in quest'epoca e il loro peso per l'affermazione sociale all'interno appunto del quadro appunto di questa società. Il invece contributo di chi vi parla, che è intitolato L'aristocrazia femminile a Bisanzio in età paleologa, condizione e ruolo presso la corte tra XIII e XIV secolo, delinea quello che è lo status aristocratico femminile della prima età paleologa attraverso sia la sua rappresentazione narrativa che figurativa, almeno questa è l'intenzione, e cioè integra le informazioni che sono desumibili dalle fonti testuali, in particolare anche quelle cerimoniali, con quelle iconografiche laddove presenti. Ciò che emerge da questo breve appunto studio è un quadro appunto di continuità con le pratiche che sono già testate in età connessa, in cui si evidenzia una maggiore partecipazione della donna aristocratica alle attività di corte che precedentemente erano riservate esclusivamente dignitari di sesso maschile. Nonostante diciamo questa maggiore condivisione degli spazi e dell'attività di corte, comunque sembra incontestabile il fatto che anche le donne della corte paleologa mantenessero una loro dimensione privata e più appartata, riflessa sia nei cerimoniali sia nella presenza di spazi del palazzo a loro riservati che nelle fonti appunto vengono definite come ghina e cognitis, ma sia ad indicare uno spazio fisico nel palazzo in maniera ambivalente, sia ad indicare il seguito del femminile dell'imperatrice, quindi la corte diciamo dell'imperatrice. Per quanto riguarda l'immagine pubblica, purtroppo la fonte cerimoniale, l'unica fonte cerimoniale dell'epoca, che è l'Officis dello Pseudocodino, non ci fornisce informazioni riguardo alle insegne e l'abbigliamento per la definizione del rango dell'aristocrazia femminile, sebbene dedichi un intero capitolo su questo argomento relativo alla controparte maschile. Stando però alle testimonianze poche iconografiche, il riconoscimento del loro status sociale sembra essere affidato di sovente ancora una volta appunto al prestigio familiare, che viene ostentato sia dai riferimenti epigrafici sia ornamentali che rimandano alla loro ascendenza e che accompagnano spesso le loro immagini, un'ascendenza tanto più importante se legata a quella imperiale. D'altronde il rafforzamento della loro condizione all'interno della società a partire dall'età connina si fondava sulla consapevolezza di appartenere a un gruppo familiare dominante su cui queste donne aristocratiche assicuravano non solo la corretta discendenza, ma anche la legittimazione sociale, fungendo quindi da mediatrici per la creazione di veri e propri legami politici. Legami politici e strategie matrimoniali sono infatti al centro del contributo di Marco Fasolio, intitolato Santa ma non abbastanza, Maria Angelina Duca Spaleologa, le funzioni delle despotisse nell'epilo tardo medievale, dove l'autore appunto si concentra su una delle figure femminili più influenti nella vita politica e della storia epirota a cavallo tra XIV e XV secolo, che è appunto Maria Angelina Duca, una discendente del fondatore del despotato di Epiro, Michele I Ducas, despotato che si era formato in seguito agli eventi del 1204, quindi la quarta crociata, con l'intenzione ovviamente di approfondire lo status e la funzione attribuita alle donne della famiglia dei Duques all'interno di tutta la storia appunto del despotato, che vengono in un certo senso elevate a simbolo e tramite di legittimazione politica per i membri esterni alla casata despotale, di cui ci parla tramite un fitto intreccio l'autore del contributo. Infine, nell'ultimo saggio, e parallelamente anche a tema trattato da Marco Fasolio, Giorgio Vespignani
nel suo contributo che è intitolato Aristocratiche nel Peloponneso Romeo Latino nel secolo XV, si occupa delle strategie matrimoniali operate appunto dai paleologi, in particolare dal despota della, allora despota della Morea, Costantino Paleologo, cioè futuro Costantino XI, l'ultimo imperatore di Bisanzio, e poi i casati dell'Occidente latino che si erano impiantati appunto nei territori greci. Queste strategie matrimoniali venivano, diciamo, questi soggetti, questi protagonisti di queste vicende, ovviamente cercavano di giocare la carta matrimoniale al fine di mantenere il loro dominio sul matrimonio, sul territorio, all'interno di un quadro, di un scenario politico molto complesso e multiforme, qual era quella del Peloponneso del XV secolo, e destinato in un futuro sempre più prossimo al completo collasso a causa delle conquiste turche. È il caso, ad esempio, che ci fa degli esempi, cui ci parla l'autore, dell'unione matrimoniale appunto del despota Costantino Paleologo, con prima Creusa Tocco, la nipote di Carlo I Tocco, il signore dell'Epiro all'inizio del XV secolo, che poi di lì a poco morirà nel 1429, e in un altro suo tentativo, sempre del paleologo, di, che poi non andrà a buon fine, di legarsi in matrimonio con la figlia del doge veneziano Francesco Foscari. Ad ogni modo, ciò che emerge dalla lettura di queste fonti, secondo l'autore, l'immagine di figure aristocratiche femminili, sia romee sia latine, appena accennate, cioè protagoniste di, per usare l'espressione dell'autore, giri di valzer matrimoniali, che venivano utilizzate al vano scopo di trarre appoggio politico e militare dall'Occidente contro ormai l'inarrestabile avanzata turca che di lì a poco avrebbe finito di conquistare. Grazie. Bene, allora ci prendiamo ancora 2 minuti prima di salutare, e per ricordare e rivendicare con orgoglio che questo è un libro di storia, è un libro di fonti. Abbiamo parlato di matrimoni, abbiamo parlato di pudor, abbiamo parlato di ornamenta, abbiamo parlato di titolatura, e abbiamo parlato adesso, e continueremo il nostro dialogo sicuramente, questo lo posso già anticipare, anche nel corso del prossimo anno, perché è già in programma una nuova giornata di studi, e quindi probabilmente, anzi ci auguriamo di ritrovarci qua a presentare i risultati poi di questo nuovo progetto che è in corso. E quello che dico, vorrei insomma sottolineare per concludere, è che da anni appunto si parla, c'è questo dibattito, no? Relativo alla storia delle donne. Le donne fanno storia romana, fanno storia tardantica, fanno storia bizantina, non in quanto mogli di o figlie di, ma come partecipanti, come strumento politico, e proprio grazie allo studio degli istituti matrimoniali, della loro educazione, della loro vita quotidiana, politica e religiosa, abbiamo la possibilità di scoprire spaccati di società diversi e magari letti con un occhio diverso rispetto al giudizio o pregiudizio di, per fortuna, molti anni fa, che riteneva veritiere alcune frasi, per esempio, di Livio, che sosteneva che le donne potevano godere soltanto dell'eleganza, dei monili, dei gioielli e degli ornamenti. E certamente le donne sono state escluse per un lungo periodo dalla vera partecipazione politica, ma probabilmente in realtà, almeno quello che siamo riusciti a dimostrare nel corso del nostro progetto e dei nostri studi, avevano soprattutto nel lungo periodo che abbiamo analizzato appunto
dall'inizio, dai primi secoli dell'impero, avevano piano piano una partecipazione, una pubblicità diversa e una modalità di azione che permetteva loro appunto di essere poi chiamate auguste o di essere vedove in grado di compiere atti di evergetismo o comunque di essere oggetto di leggi o di altri problemi sociali e politici che sono poi arrivati fino a noi. Quindi con questo direi che possiamo concludere, salutarci e ringraziare ancora per questa bella occasione di incontro che ci avete fornito. Se, siamo noi che ringraziamo voi e lo facciamo ricordando il titolo del saggio, che è Il potere dell'immagine e della parola, elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio. A cura di Beatrice Girotti, Giulia Marsili e Margherita Elena Pomero, che abbiamo avuto il piacere di avere nostre gradite ospiti, da pochissimo pubblicato dal CISAN. Quindi io vi ringrazio ancora tantissimo e arrivederci alla prossima videopresentazione. Grazie. Grazie, grazie, arrivederci.